Il significato di questo momento è certamente importante per Humanitas e per tutta la comunità civile. Beh, questo è un modo di prepararci a rispondere a quello che è stato uno shock enorme e cercare di rendere questo shock, in Italia è stata più colpita, di poter affrontarlo in modo ordinato e consentire alla gente di accedere agli ospedali anche se si riaprisse un caso di nuova pandemia, di fare qualcosa che essendo modulare può essere fatto grande, medio o piccolo in funzione delle esigenze, di fare qualcosa che se ne diminuisse auspicabilmente la necessità in Europa può persino essere esportato modularmente in Africa. Quindi è un insieme di risposte che mette insieme una passione umana e sociale con l'idea che dobbiamo assolutamente difendere gli ospedali separando i flussi pandemici dai flussi normali, perché noi vediamo oggi arrivare le persone che hanno rimandato le cure più malate e quindi dobbiamo affrontare questo argomento. Direi che in 11 settimane abbiamo fatto un qualcosa di straordinario, ma 11 settimane tra il cominciare a pensarlo e averlo pronto per essere aperto. Questo è un qualcosa alla cinese si direbbe, che è frutto di una straordinaria collaborazione fra società di ingegneria, la Techint, fra architetti, l'architetto Taidelli che ha realizzato anche il nostro campus, quindi architetti di grande valore internazionale che hanno lavorato in una tenda e lavoravano, progettavano e costruivano insieme ai tecnologi. Quindi è un esempio di collaborazione altrimenti innovativo dove non si progetta, dove tutto avviene simultaneamente. Più che cinese, un esempio ambrosiano. È un esempio ambrosiano, ma credo che noi abbiamo vissuto un periodo dove la dimensione civica della nostra gente, la passione che ha messa nell'affrontare i temi del Covid, io ho trovato un'umanità che ha fatto cose straordinarie, tutti si sono impegnati giorno e notte, tutti hanno cambiato il loro mestiere. Noi in un mese siamo passati da un ospedale che non aveva letti infettivi ad avere 600 stanze con letti infettivi. Questo è stato possibile solo grazie alla nostra gente, gente straordinaria, e credo che l'Italia debba andare fiera di tutto questo.